Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Entriamo in, nello stabilimento. Qui si fanno le caldaie. Qui ci troviamo di fronte alle linee di assemblaggio e quindi si producono le caldaie. Noi esportiamo in circa 50 paesi all'estero. Un mercato che vale? In totale l'anno scorso per noi ha voluto dire un fatturato di 420 milioni. In questa postazione, per esempio, stiamo assistendo alla prima fase, quindi stiamo collezionando lo chassis, quindi il corpo esterno della caldaia. Vedo che qui c'è personale di varia origine. Abbiamo circa 30 nazionalità all'interno dell'azienda, di questa la metà è dell'Europa dell'Est, poi abbiamo una componente del Nord Africa e del Centro Africa anche, e poi sudamericana. Abbiamo sentito parlare in questi giorni del cosiddetto allargamento del decreto flussi, ben venga, perché pensiamo che possa essere, anzi sia, una necessità. I numeri in questo momento sono impietosi, perché la necessità solo della Regione Veneto è di 140.000 persone e l'assegnazione con il decreto flussi del 2022 era di 11.000 persone, quindi c'è una disparità che è difficilmente colmabile. Questa fase è sguarnita in questo momento? Questa fase è sguarnita, non c'è nessuno in questo momento. Lo stesso operatore si dovrà spostare da una postazione all'altra e chiaramente il numero delle caldaie nella giornata sarà inferiore rispetto a quelle che sono le aspettative. Quant'è lo stipendio? Qui si entra con un 1.300-1.400 euro, più ci sono premi di produzione che nel caso del 2000-2022 sono arrivate a essere sull'anno 4.500 euro. Ma il punto è che in questo momento le persone mancano. Non abbiamo esigenze di persone particolarmente strutturate, cioè già con una lunga esperienza. Andiamo alla ricerca di giovani neolaureati, insomma, o verso la fine del loro percorso di studi, da inserire anche per fare un percorso con la nostra organizzazione. Però anche con questi è difficile, perché sono sempre meno questi profili che escono dal mondo dell'università. In 9 giorni sono arrivati solo 5 candidati per un ruolo di progettista di ricerca e sviluppo. Una volta io mi sarei trovata a 50 candidati, avrei dovuto inserire il filtro dicendo no, ma andiamo a colloquiare solo quelli, non so, del Triveneto, per esempio. Allora scriviamo il nostro CAP, Bassano, facciamo entro 50 km, 60. Ok. E facciamo cerca. Di 5 ne sono rimasti 3. Di questi 3, effettivamente, che sono nel target di neolaureato, è solo uno. Quindi c'è un solo candidabile? Un solo candidato, sì. Proviamo a sentirlo, se vuoi. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, sono Chiara Carlesso, risorse umane di Baxi. Sì, salve. Volevo capire, insomma, se lei poteva essere interessato per fissare poi un colloquio di approfondimento. Le dico, guarda, in tutta trasparenza che ad oggi sto già seguendo degli altri iter di selezione in aziende che sono più vicino al mio territorio, sono del Bellunese, quindi mi sento ad oggi di declinare questa offerta. Va bene, Davide, grazie. Allora, niente, quindi è andata male anche con questo, proprio zero. Spariscono in 0 secondi, perché hanno altre opportunità, perché sono pochi e tutte le aziende li corteggiano. Adesso stiamo partendo dalle scuole superiori, perché bisogna coltivarli da piccoli. I put a spell on you. Tramite computer si va dentro il programma, si scrive i vari movimenti che deve fare la macchina. È un braccio, il nome, questo qua si chiama Harry. Harry il braccio? Sì, si chiama questa macchina qui, sì. Allora, questa qui è un'imbottigliatrice. Un'imbottigliatrice? Certo, il primo prende la boccetta, il secondo lo riempie, il terzo stadio invece prende il tappo e chiude la boccetta. Vi volevo presentare un imprenditore che è il dottor Sandro Benzo, che era nella stessa scuola. Io ho fatto questa scuola negli anni 80, un'azienda metalmeccanica, facciamo stampi. Il motivo per cui sono qui è perché siamo sempre alla ricerca di personale, quindi noi in questo momento abbiamo bisogno di tecnici, perché il futuro sarà
costruire tutta la robotica e tutta l'automazione per far sì che siano le macchine a lavorare, ma noi dovremmo essere più intelligenti e farle noi queste tecnologie. Oltre ad avere una mensa, ha una palestra, perché? Perché io in azienda ci vivo, quindi se vivo e ho anche una palestra per lo svago, una stanza relax e qualcosa di bello, sono incentivato anche a stare di più all'interno di un'azienda. Chi potrebbe essere interessato a un lavoro del genere? Quali sono per te i requisiti essenziali per dire sì, quel lavoro lo accetto? O mi che non sia un lavoro monotono, che mi dia la possibilità di dare anche qualcosa di mio. Il lavoro metalmeccanico in fabbrica non è più quello che vi è stato raccontato o quello che pensate. Non è il lavoro in catena di montaggio, e questa cosa la capiscono solo entrando, perché non gliela puoi raccontare, la devono toccare con mano. Allora, per voi uno stipendio buono per uno che inizia a lavorare cos'è? 1.400-1.500 euro al mese sono più che sufficienti. Se anziché darti 1.500 euro al mese con il weekend libero e gli orari flessibili, ti dicessero ti diamo 2.000 euro ma lavori 6 giorni su 7 e non ti puoi gestire l'orario, quale preferiresti? Forse preferirei il primo, la prima scelta. Io non ricerco il posto che mi dà la maggior quantità di soldi possibile, ma cerco il lavoro che mi dia la libertà di esprimere comunque le mie abilità e anche di vivere bene all'interno dell'azienda. Chi è che la pensa così? Io vedo nei miei coetanei poca voglia di mettersi in gioco, poca voglia di fare qualcosa. E secondo me questo è legato anche a quello che viviamo, cioè anche alla società e quello che ci accade intorno a noi, che ci abbassa le nostre prospettive di un futuro più agiato o migliore. Se non ci pensiamo su in maniera seria, da qui a 10 anni avremo ancora più problemi nella ricerca del personale. Arriveremo a fermare le fabbriche. Che alternativa abbiamo? Se non hai capitale umano, come le fai girare?